Siamo sempre in onda su Radio Italia anni 60, io sono Vincenzo Capua e per le grandi interviste di Radio Italia anni 60 con noi c'è Enrico Ruggeri. Ciao Enrico, come stai? Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ciao, eccomi. Allora, io con te mi volevo fare una bella chiacchierata, perché chiamarla intervista a me non mi piace più chiacchierare con l'artista e raccontarci poi anche... Ci conosciamo troppo. Esatto, non mi posso permettere di intervistarti, però tante curiosità ho voglia di levarmele. Intanto tu sono più di 40 anni di carriera, 35 album all'attivo, tantissime collaborazioni, successi senza tempo... Qual è il tuo segreto per questo successo che è così duraturo nel tempo? Una cosa che per me è incredibile. Ma che ti devo dire? Il lavoro, la passione, la voglia di stare a contatto con la musica, forse anche collaboratori che mi hanno dato stimoli, insomma tante cose assieme, ma fondamentalmente quello, insomma il fatto che stare sul palco è bello, scrivere canzoni è bello, stare in studio è divertente, per cui da tutto questo insomma nasce la mia, diciamo, longevità e forse anche il fatto di avere differenziato, perché poi ho scritto libri, ho fatto TV, ho fatto radio, ho fatto parecchie cose, insomma. Sì, infatti proprio di questo ti volevo chiedere, no? Il fatto che tu sei uno degli artisti italiani più poliedrici, credo che sei uno degli unici che oltre a essere cantautore è anche scrittore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, hai vinto 2 volte il Festival di Sanremo, sei stato anche insegnante e coach in alcuni reality show, quindi è anche difficile per un cantante poi riuscire a diversificare, perché poi spesso si identifica l'artista con la musica, è difficile fare altro, tu sei riuscito a fare tutto bene, e quindi anche questa è una cosa particolare, ma ti manca una veste che invece avresti voluto vestire o magari rivestirai in futuro? Ma no, insomma, devo dire, sono contento di quello che mi è capitato. Poi in realtà io quello che faccio è raccontare storie, alla fine ho cominciato facendolo solo con la canzone e poi l'ho fatto anche con i libri, l'ho fatto con la televisione, con altri mezzi, ma a me piace mostrare degli aspetti della vita che magari agli altri sfuggono e che invece sono divertenti, spettacolari, commoventi e quant'altro. A proposito di storie, adesso arriviamo all'argomento centrale anche di questa chiacchierata. Successo strepitoso per le 7 serate su Rai 1, condotte anche insieme a Bianca Guaccero. Da quel successo poi è arrivata anche una canzone che è in rotazione radiofonica, che proprio prende il titolo dallo show dei record che hai appena condotto. Quindi una storia da cantare. Abbiamo visto anche il videoclip. Ci vuoi raccontare questo progetto? Ma è nato durante le riunioni, in realtà, mentre abbiamo cominciato insomma a prendere, come dire, in considerazione la vita. Il primo è stato Fabrizio De André, quindi la cosa che mi è venuta in mente è che, siccome noi soprattutto all'inizio trattavamo di personaggi che non sono più in questo mondo, e la considerazione è che sono personaggi che sono rimasti, cioè un po' contro la morte in questo senso, perché anche le loro canzoni forse sono ancora più ascoltate e venerate oggi di quando loro erano in corsa nella vita. E per cui da lì è venuta in mente questa cosa. C'è una canzone che resta, malgrado il passare degli anni, insomma, mi è venuta in testa questa cosa, e poi è diventata una canzone che poi è diventata la sigla della trasmissione. E allora noi adesso ce l'ascoltiamo, una storia da cantare in rotazione radiofonica, c'è anche il videoclip sempre con Bianca Guaccero, quindi io vi consiglio anche di andare a vedere il videoclip, ma intanto la facciamo ascoltare. Sì, è divertente, è un videoclip fatto durante il lockdown, quindi ognuno ha mandato le immagini da casa sua con questo gioco per il quale sembrava che Bianca si veste la sera, si trucca e poi va a buttare la spazzatura, abbiamo cercato di drammatizzare. E allora noi intanto ce l'ascoltiamo qui su Radio Italia anni 60 e poi ci racconti ancora di un po' di cose, anche questo periodo del lockdown, ma prima la musica, Enrico Ruggeri, una storia da cantare. Allora siamo sempre in onda, le grandi interviste di Radio Italia anni 60, io sono Vincenzo Capua e in diretta qui con noi c'è Enrico Ruggeri. Allora Enrico, abbiamo ascoltato una storia da cantare, ci stavi raccontando del videoclip che voi avete prodotto durante il lockdown, tu quindi non ti sei mai fermato durante il lockdown, in realtà...
teoricamente ognuno di noi si era fermato e ha anche avuto modo di analizzarsi, guardarsi dentro. Tu sei riuscito a fare anche questo passaggio nonostante non ti sei mai fermato con questo progetto? Beh, quello sono uno dove, in teoria dovrebbe farlo sempre. Sì, in teoria, bravo. C'hai più tempo e quindi magari ti fermi di più a riflettere. Ma sì, in realtà io avevo un progetto di un romanzo molto complicato, insomma, un romanzo lungo, diversamente dal libro che è uscito qualche mese fa, Il professore Nano, che era un romanzo breve, e pensavo di metterci 2 o 3 anni, e invece grazie al lockdown praticamente l'ho finito, perché lavorando 5 ore al giorno, che non sono niente, cioè sono tanto se devi andare in giro, fare, condurre, per far concerti, andare in studio, ma se sei in casa 5 ore al giorno non sono niente, poi dormi 8, te ne rimangono altre 11, e quindi insomma è stato molto proficuo da questo punto di vista. Diciamo che una delle cose che è mancata di più in questo periodo è stata la musica dal vivo. Tu da subito ti sei dimostrato molto positivo e molto propenso alla ripresa della musica live, sia per sostenere tutti i lavoratori dello spettacolo, che sono veramente un'infinità in tutta Italia, e anche come mezzo fondamentale per la ripartenza di tutti. Tu hai proprio dichiarato quando ripartirà la musica saremo davvero ripartiti. Quindi, Ma sì, perché musica dal vivo vuol dire persone che si trovano, che condividono delle emozioni, e a parte che fanno girare tante cose, perché al di là dei biglietti dei concerti, ma viaggiano, vanno nei ristoranti, vanno negli alberghi, si muovono e soprattutto stanno tra loro. Quindi io sto cercando di battermi, adesso stiamo piano piano ricominciando, il 23 luglio suonerò al Castello Sforzesco di Milano, stiamo ricominciando. Mi sembra anche, insomma, ci sono state manifestazioni in giro di tutti i tipi, con sì, migliaia di persone, partite di calcio dove lì si sfiora il ridicolo perché i calciatori entrano con la mascherina lontani, poi ovviamente tu che giochi a pallone sai, su un calcio d'angolo non è che puoi mantenere la distanza di sicurezza. Assolutamente. Anche se no saremmo tutti campioni, potremmo giocare anche noi in Serie A, ti vietano di arrivare a 1 metro dall'avversario, allora anche noi potremmo dire la nostra. Per cui, a parte gli scherzi, tutti fanno tutto tranne la musica, per cui insomma ci si batte per quello. Tu ti sei fatto un'idea dei tuoi concerti di quest'estate, visto che già ci hai annunciato una data, se suonerai con la tua consueta band oppure farei qualcosa di diverso? Sì, no, con la band, diciamo la parte acustica della band, io stavo facendo 2 tournée, una è stata anche annullata, che era la tournée acustica di primavera in teatro, e quindi quattro persone sul palco, un bel concerto, ma senza le muri di marcia che mi porto dietro normalmente. Senti, quando si parla di rock italiano, credo che a chiunque venga in mente, per i primi nomi che ti vengono in mente, viene il nome di Enrico Ruggeri. Tu, in questi più di 40 anni di carriera, hai visto cambiare la musica in maniera smisurata, e anche il rock, secondo me, ha avuto una bella evoluzione. Com'è cambiato, secondo te, il rock in Italia, e com'è cambiato il tuo modo di interpretare il rock? Ma il rock in Italia, paradossalmente, è cambiato da quando è stato un po' escluso dai grandi giri radiofonici, perché lì ha cominciato a dare il meglio dal punto di vista di cose indie, anche di cose un po' più sperimentali. Poi sai, il rock italiano è sempre una grande sfida, perché è difficile scrivere i testi italiani sul rock, questa è la verità. Ci sono canzoni inglesi bellissime, però se tu prendi Una Lotta Love dei Led Zeppelin e fai il testo italiano, sicuramente è una canzone brutta, è vero, non c'è niente da fare, per cui insomma le cose difficili poi quando vengono bene sono le più belle. E tu ci sei riuscito, e anche su questo mi verrebbe da chiederti qual è stato il tuo segreto, però poi ci dilungheremmo troppo. Io voglio chiudere allora con un argomento che è caro a entrambi, perché è quello della Nazionale Cantanti, e sì, io non smetterò mai di ringraziare la Nazionale Cantanti, perché ne faccio parte da un po' di tempo. Tu da poco sei tornato presidente della Nazionale Cantanti, proprio tu che sì, sei uno degli artisti che più di 35 anni fa l'ha fondata, e credo che la Nazionale Cantanti sia qualcosa di unico in Italia e nel mondo. Beh, per tutto quello che ha fatto è unico al mondo, ma infatti più volte
all'estero ci hanno chiamato per spiegarci bene come funzionava, perché anche all'estero c'è gente, insomma, gli Iron Maiden giocano a pallone, gli Oasis giocano a pallone, gli ex Oasis, Rod Stewart che ha anche giocato con noi gioca a pallone, quindi siamo stati spesso all'estero e sì, devo dire è un'esperienza unica, perché non esiste una cosa come la Nazionale Cantanti, ma soprattutto che poi è riuscita a arrivare, insomma, a grandissimi risultati. Noi stiamo per arrivare ai 100 milioni di euro dati interamente in iniziative benefiche, quindi è una cosa della quale andiamo orgogliosi. Devo dire che l'idea di Mogol poi ha dato i suoi frutti, perché poi è un modo divertente per fare del bene senza promuovere il disco nuovo, perché poi sai, va bene tutto, per carità, ben vengano i concerti benefici, però sono sempre, il confine è sempre un po' sottile, perché poi vai lì, presenti il disco nuovo, dici che vai in tour e poi fai il concerto per beneficenza, mentre invece qui, anzi, facciamo delle cose a volte magari non ci riescono neanche benissimo, per cui non facciamo sempre delle figure stupende dal punto di vista calcistico, e quindi questo è ancora più ammirevole, insomma, abbiamo trovato una formula per la quale renderci utili senza promuovere la nostra immagine. E allora l'augurio è quello che di ritrovarci il prima possibile sui campi di calcio attraverso, sì, la Nazionale Cantanti, perché è un'altra di quelle cose che ci manca tantissimo, oltre a quello dei live e dei concerti, molto molto, e esatto, di vederti suonare sempre di più in quest'estate, che sia veramente un inno alla ripartenza, la musica e la tua, esatto, musica, perché è arrivato il momento, credo, di ripartire tutti insieme attraverso la musica. Enrico, grazie di cuore per questa bella chiacchierata. Grazie a tutti voi, Radio Italiani 60, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te e un abbraccio a presto. Grazie ad Enrico Ruggeri. Ciao, ciao.